Bene, allora riprendiamo subito con il dottor Fabbi, che è Sales Manager di AkzoNobel Coatings, che ci parlerà degli indici CII Rating Management con il Coating and Service Solutions. Prego. Pronto? Sì. Buongiorno a tutti. Come International Paint AkzoNobel ormai siamo, penso, alla 15ª partecipazione dal primo evento che ci siamo presenti, e si è già parlato abbondantemente delle normative e legislazioni, quindi una parte della presentazione la farò molto veloce. Bisogna sempre capire i funzionamenti. Oh, sono già andato alla fine, scusate. Ok, vediamo. Ok, ci siamo, grazie. La presentazione di oggi nasce dallo sviluppo di quanto presentato negli anni precedenti. Nel senso, per chi ci ha seguito durante le nostre partecipazioni, siamo partiti dai carbon credit, ai prodotti senza veleni, ai primi software di previsione delle prestazioni di una nave, fino ad arrivare l'anno scorso ai servizi di ispezione e pulizia. Perché i colorifici, non solo International Paint, ma anche i nostri concorrenti, stanno sviluppando non solo prodotti, ma anche in questi anni servizi di assistenza e partnership con i nostri clienti, soprattutto con lo scopo ultimo e unico di diminuire il degradamento della carena nei 5 anni tra i 2 bacini. La nave, quando esce dal dry dock, di solito ha delle prestazioni eccellenti. Il problema è come queste prestazioni alla fine del 5º anno non abbiano avuto un degradamento tale da, e lo vedremo dopo, avere un effetto sui rating del CII. Oggi quindi condivido uno strumento che International Paint ha sviluppato per aiutare la scelta di prodotto e preparazione superficiale che possa permettere alla nave di mantenere un CII basso. E ora lo vedremo. Quindi dicevo, vado un po' veloce sul discorso del background, perché ne abbiamo già parlato abbondantemente in mattinata ed è inutile ribadire. Questa è gli obiettivi IMO del greenhouse gas e quindi delle riduzioni, e questo è un riassunto del timeline che, come abbiamo sentito anche nella prima parte della mattina, nel 2023 e nel 2024 vediamo come il CII incomincia, il Carbon Index Indicator, a essere misurato sulle navi. Infatti vedete qua ancora di più, proprio sul CII, dove siamo nel 2023. Gli armatori dovrebbero aver raccolto i dati e nel 2024 si inizia il paragone con gli anni precedenti e dover iniziare a avere le famose lettere A ed E, da A ed E, che portano il rating del CII. Sembra strano che noi che facciamo vernici, parliamo di queste cose, ma adesso ci arriviamo. No? Come dicevo, sono un po' veloce nella prima parte perché ne se ne è già parlato questa mattina ed è inutile insistere. Questo è lo schema fondamentale. Noi dobbiamo fare in modo che una nave, nei 5 anni di servizio dall'uscita a bacino, non vada mai su D o E. In modo molto, il coso a colore aiuta molto, no, a tale riguardo. Quindi noi come colorifici cosa stiamo facendo? Sì, investendo nei prodotti, cioè in antivegetative, ma questo non abbiamo una vita molto facile, perché soprattutto in comunità europea ogni tot anni si continuano a limitare l'utilizzo di biocidi. I biocidi sono i veleni che sono messi nelle antivegetative, di limitare l'utilizzo di biocidi. E io da cittadino europeo sono anche contento di questo, perché vuol dire che in acqua avremo meno emissioni di veleni, ma per chi produce vernice è una complicazione continuare a ridurre i veleni, perché noi dobbiamo sempre aiutare l'armatore a tenere la nave pulita. Quindi, oltre alle difficoltà
tecniche che le navi non fanno sempre la stessa navigazione, sono navi diverse, la temperatura del mare sta salendo, questo è un altro fattore che influenza la presenza di vegetazione. Abbiamo anche le norme locali come quelle della Comunità Europea. Quindi, oltre a sviluppare prodotti, noi stiamo sviluppando dei software che adesso vi parlo brevemente. Quindi l'impatto sugli armatori del CII è evidente, perché viene il calcolo che deve essere fatto, che dà la valutazione, è il consumo, la capacità della nave e la navigazione. Quindi quali sono i punti importanti? Soprattutto bulk carrier, gas carrier, tanker e container ship sono le navi più coinvolte da questa legislazione. Quindi dove bisogna lavorare, lo vediamo sotto, come migliorare l'efficienza energetica per avere un migliore CII in partenza dopo il bacino e mantenere questo rating. Io insisto su questo punto. La cosa fondamentale è, non è l'anno 1 o l'anno 2, ma l'anno 3, 4 e 5, come evitare che una nave perda il rating. E quindi vuol dire abbassare la velocità con il rischio che la nave esca da essere interessante per i charter. Quindi non è un problema da poco. Noi abbiamo sviluppato due software. Questo InterTrack Vision, già presentato in questa manifestazione 4 anni fa, è un software prodotto insieme a alcune università europee, dove praticamente questo software aiuta a valutare l'impatto di differenti tipi di vernice su una nave, tenendo conto di questa nave, la velocità della nave, le rotte dove intende navigare, i consumi, se ha scrubber o non ha scrubber e che tipo di fuel pensa di utilizzare. In questo modo io ho alla fine un rapporto dove fa vedere il miglioramento in termini di minore perdita di velocità, di minor utilizzo di potenza e di minori emissioni di CO2. Questo è importante perché noi non parliamo di miglioramento, perché quando la nave esce dal bacino esce nelle migliori condizioni, ma parliamo di diminuzione del degradamento. Perché una nave, sapete tutti, quando, dopo danni meccanici, strisciature, la vegetazione, tende a perdere efficienza la carena. Quindi sono sempre riduzioni, minor impatto sulla velocità, minor impatto sulla potenza e minor impatto sul CO2. Abbiamo aggiunto un software, e vado alla fine, che aiuta coi dati dell'InterTrack Vision a formulare un CII rating basato sulle vernici. Vi faccio vedere adesso l'esempio di una nave vera. Questo è un caso di una bulk carrier da 170.000 tonnellate per un armatore di Monaco. Allora, questa nave, abbiamo fatto le due scelte sopra, vedete, no? Ci possono fare fino a 4 scelte, di cui la prima existing scheme sarebbe il ciclo base. In questo caso, vedete che i prodotti sono esattamente gli stessi, sono antivegetative tradizionali base. La differenza tra existing scheme e opzione 1 è semplicemente la sabbiatura completa dei lati verticali, mentre il caso base era intervento di ritocchi. Cioè, noi con questa simulazione abbiamo detto all'armatore: carenaggio in Cina, costo di sabbiatura molto basso, piuttosto che andare su un prodotto tecnologicamente molto più costoso, è più conveniente sabbiare completamente i lati verticali della nave, perché tu avrai, vedete, in partenza un CII B e arriverai solo all'anno 5 a D, mentre nel caso base parti già da C e dopo 3 anni hai già i problemi. Quindi questo software permette di giocare, tra virgolette, non solo su dare il prodotto molto costoso, ma su selezionare anche la preparazione in superficie tra lati verticali, fondo, bagnasciuga, e trovare una soluzione che sia interessante per il cliente anche da un punto di vista economico.
Non è che si chiede sempre devi sabbiare tutta la nave e dare il ciclo siliconico, perché allora è un po' facile fare così e non sempre funziona. Quindi finisco, questo è per la nave. Come vedete, nella soluzione, nell'opzione 1, che è la linea blu bassa, la nave rimane sempre nei livelli, senza andare nei livelli di emergenza, che sarebbe quello E. Quindi mi chiudo dicendo che, per quanto non abbiamo parlato oggi di vernice, perché non ho presentato nessun prodotto, i colorifici stanno sviluppando non solo prodotti, ma software e rapporti di partnership tali sempre per scegliere il prodotto e il ciclo più indicato per ogni singola nave, perché non è detto che questo calcolo sia idoneo per una nave dello stesso armatore ma che fa rotte diverse. Quindi questo è importante. Grazie. Grazie a lei, dottor Fabbi.